popolo in cammino, da Dio era il più amato. Lo dice la scrittura, da Abramo fu guidato, dalla schiavitù in Egitto, obbligato a stare zitto. Fu questo il suo destino, un popolo in cammino. Una canzone rap per prestare la voce ai testimoni diretti della Shoah. Questo è il progetto con cui gli alunni delle classi terze della scuola media Rita Levi Montalcini di Lucignano hanno partecipato lo scorso dicembre alla 21esima edizione del concorso scolastico nazionale I giovani ricordano la Shoah, indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Nell'estate del 38 il manifesto della razza ci coglie di sorpresa, ci spazza dalla piazza, divisi dagli ariani, non siamo più italiani. A guidare i giovani studenti il pensiero della senatrice Liliana Segre, che in una videotestimonianza ha spiegato la metafora del filo nero. Filo nero sono le leggi dentro cui siamo finiti, che ci portano dritto ai campi dove siamo sterminati. Noi divisi dagli affetti e trattati come infami, siamo ombre di noi stessi, non siamo più umani. Dall'ascolto delle testimonianze è così nata la canzone rap Ma che razza di razza, scritta più mani e cantata più voci. Infine è stato anche realizzato un corto dove le parole sono state accompagnate dai disegni dei ragazzi e dai loro volti come nuovi testimoni. Shoah è una tempesta che atterra e che devasta, ma nel mese di gennaio pensarci non mi basta. Ma che razza di razza, la razza non esiste. Purtroppo nell'errore c'è ancora chi persiste. Lo disse pure Einstein, fermato alla dogana. Gli chiesero la razza, rispose quella umana.